Buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar mediante il quale parleremo degli ultimi aggiornamenti in materia di Superbonus e di ultime modifiche intervenute attraverso la legge di conversione del decreto-legge, il decreto, famoso decreto blocco di cessione dei crediti. E innanzitutto, ovviamente, prima di partire, voglio ringraziare tutto l'intero staff di Valore 24 per aver istituito questo webinar e nello specifico la piattaforma Smart 24 Superbonus, mediante il quale riesco sempre a tenermi costantemente aggiornato proprio con questa complessa materia del Superbonus. Io mi presento, sono Paolo Manno, un commercialista in quel di Bergamo e oggi quindi vi presenterò ciò che è stato tutte le modifiche che sono intervenute con la conversione in legge del decreto legge 11-2023. Un attimo che vi condivido le slide e quindi cerco di renderla un po' più carina, non guardando solo me personalmente. Quindi procedo a condividervi le slide, che però avrete modo di ricevere al termine, ovviamente, di questo webinar. Quindi, come dicevamo, parleremo dei bonus casa e crediti bloccati, il quadro completo, quindi cercheremo di dare un quadro completo dopo la legge di conversione, la legge numero 38 dell'11 aprile 2023 del decreto legge, come dicevamo prima, blocco cessione crediti, quindi il numero 11 del 2023. Volevo citarvi, dopo l'intervento del decreto aiuti quater e della legge di bilancio del 2023, dove di fatto è stata ridotta l'aliquota per quanto riguarda il 2023, ridotta l'aliquota agevolativa del Superbonus dal 110 al 90, e ovviamente stante la possibilità di comunque tenere l'aliquota agevolativa del 110 in base a determinate condizioni che poi vedremo successivamente. In questo caso, quindi, è avvenuto per ultimo il decreto legge di blocco cessione crediti l'11 del 2023, che è stato pubblicato nel mese di febbraio, mediante il quale si è stato dato lo stop allo sconto in fattura e cessione dei crediti, dei bonus, vari bonus edilizi. Fondamentalmente possiamo racchiudere nell'iter di conversione in legge di quest'ultimo decreto che sono avvenute sostanzialmente 12 modifiche, un po' come le 12 fatiche di Ercole, per intenderci. Quindi io ve le raggrupperò nel seguente modo. Quindi partiamo. La prima modifica che è avvenuta con la legge di conversione è stata quindi la proroga che è stata concessa ai proprietari degli edifici unifamiliari e unità indipendenti, le cosiddette villette, giusto per capirci, che avranno quindi un 6 mesi in più per terminare i lavori e ottenere comunque l'agevolazione, il superbonus con l'aliquota del 110, quindi fino al 30 settembre 2023, un 6 mesi in più rispetto alla scadenza precedente, che era precedentemente prevista al 31 marzo 2023. In questo caso, ovviamente, parliamo a condizione che abbiano completato al 30 di settembre 2022 i lavori, completato almeno il 30% dei lavori. Quindi fondamentalmente parliamo di lavori che erano già stati avviati, ma si sono ovviamente allungati per via dei ritardi, degli stati di avanzamento dei cantieri, e quindi hanno dato la possibilità ai soggetti in questione quindi di poter usufruire di questa proroga di ulteriori 6 mesi e quindi terminare i lavori e fare i relativi bonifici entro il 30 di settembre 2023. Seconda modifica che è intervenuta da parte della legge di conversione del decreto 11-2023 è relativa alla possibilità di dare respiro alle banche, agli intermediari finanziari, alle imprese di assicurazione, la possibilità che cosa? Di impiegare, utilizzare i crediti acquistati per la sottoscrizione di BTP con una scadenza almeno decennale, nel limite però del 10%, come potete vedere dalle slide, del 10% della quota annuale eccedente i crediti da Superbonus già compensati. La soluzione ovviamente riferita ai crediti relativi a interventi le cui spese
sono sostenute fino al 31 dicembre, riferite al 31 dicembre 2022, sarà adottabile con l'emissione di BTP a partire però effettuate a partire dal 1 gennaio 2028. Le modalità applicative poi della norma saranno poi definite da appositi provvedimenti che verranno emanati da parte dell'Agenzia delle Entrate. In concerto con il MEF, è sentito ovviamente anche la Banca d'Italia. Ulteriore modifica, quindi la terza, parliamo della documentazione che è necessaria per escludere le responsabilità solidali dei cessionari. Nel caso specifico, l'articolo in questione ci specifica della documentazione che è necessario che il cessionario sia in possesso. Se non erro, si parla di 11 documenti nello specifico. Solo in sede di conversione del decreto in legge è stato aggiunto gli interventi edilizi di recupero di riduzione del rischio sismico e del contratto di appalto e quindi. Mediante il possesso di questa determinata documentazione, si ha la possibilità di escludere il cessionario dalla responsabilità solidale. Nel caso in cui il cessionario provveda ad acquistare crediti nei confronti di banche, in questo caso da parte della banca bisogna farsi rilasciare un'attestazione di possesso di questa documentazione che abbiamo appena detto. Il mancato possesso da parte del soggetto cessionario della suddetta documentazione non comporta di per sé dolo o colpa grave, quindi il concorso in responsabilità, e questo soggetto può sempre fornire prova di aver utilizzato, ovviamente può offrire qualsiasi mezzo di prova, con qualsiasi mezzo, prova della diligenza oppure della non gravità della negligenza. È onere dell'ente impositore fondamentalmente provare quindi il concorso di colpa per quanto riguarda la responsabilità solidale del cessionario e ovviamente della sua responsabilità solidale. Per quanto riguarda l'ulteriore modifica prevista dalla conversione in legge del decreto, abbiamo le eccezioni riferite ovviamente alla deroga allo stop della cessione del credito e sconto in fattura. In questo caso è possibile effettuarlo per quanto riguarda i bonus derivanti dal superamento e eliminazione delle barriere architettoniche, bonus previsto nell'aliquota del 75%, altre eccezioni in merito al divieto di cessione sconto in fattura, in questo caso riguarda soggetti ovviamente già costituiti alla data del 17 febbraio 2023 e riguarda gli IACP o altri enti aventi comunque la stessa tipologia di finalità. In questo caso riguarda gli interventi, gli immobili di loro proprietà, ovvero gestiti per conto di comuni adibiti a edilizia residenziale pubblica. Anche per quanto riguarda le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili possedute dalle stesse e ovviamente assegnate in godimento ai propri soci. Oppure l'eccezione è confermata anche per quanto riguarda le ONLUS, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale. In questo caso però devono rispettare determinati requisiti previsti proprio dal comma 10 bis dell'articolo 119 del DL 34 2020, mediante il quale devono fondamentalmente sussistere questi requisiti che a breve vi citerò. Dall'inizio prima dell'avvio dei lavori, ossia antecedentemente all'atto di sostentamento delle spese, e fino al termine dell'ultimo periodo d'imposta, nel quale viene usufruito l'ultima quota annuale, ovviamente di agevolazione, detrazione. In questo caso devono svolgere quindi attività sociosanitaria e assistenziale. Nessun compenso deve essere attribuito agli amministratori e ovviamente anche la condizione del possesso dell'immobile, ovviamente oggetto di intervento. Nel caso di possesso dell'immobile, abbiamo ovviamente deve essere detenuto a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto e anche comodato d'uso gratuito. In quest'ultimo caso deve essere registrato il contratto di comodato, quindi avere data certa, come si suol dire. E deve essere sussistente al 1 giugno 2021. Per quanto riguarda invece la non corrisponzione di compensi o indennità all'organo amministrativo, in questo caso deve essere, a prescindere da cosa viene previsto dallo statuto, comunque deve essere dichiarato con ogni mezzo, dimostrato con ogni mezzo da parte dell'organo amministrativo, quindi di non aver percepito compensi o indennità e
nel caso in cui l'abbiano ricevuto, vi abbiano rinunciato oppure li hanno restituiti. Ulteriore esclusione per quanto riguarda gli immobili danneggiati dai terremoti, cioè da eventi sismici colpiti, verificatisi a far data dal 1 aprile 2009, ovviamente dove lo Stato ha dichiarato lo stato di emergenza, possono continuare anche ad applicare lo sconto in fattura e la cessione del credito anche per gli immobili, agli aventi diritto in riferimento agli immobili dove sono danneggiati dagli eventi sismici riferiti all'alluvione avvenuta nella regione delle Marche. Prossimo punto invece è per quanto riguarda l'edilizia libera. Qua in questo caso, ove per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo e non sono stati iniziati i lavori alla data del 17 prima del 17 febbraio, in questo caso quindi non c'è neanche un bonifico, un acconto di pagamento avvenuto sempre prima del 17 febbraio, è necessario. Edilizia libera, giusto per farvi un esempio, per farvi capire l'installazione di una caldaia, no? Come potete vedere dalla slide, l'installazione di una caldaia oppure la sostituzione di un infisso. In questo caso è necessario quindi un accordo vincolante, sempre con data antecedente al 17 di febbraio, che sia vincolante da parte di ambedue le parti, quindi deve essere attestata sia dal cedente o committente, e sia dal cessionario prestatore, e può esso avvenire questo accordo vincolante anche mediante la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con tutte poi le responsabilità penali che si possono susseguire in merito a ciò che si dichiara. Negli ultimi giorni è circolato un facsimile di questa tipologia di dichiarazione sostitutiva, mediante la quale è opportuno indicare l'immobile oggetto dell'intervento, il titolo di possesso da parte del soggetto beneficiario dell'agevolazione e, se non è proprietario, ovviamente deve dichiarare di possedere anche l'autorizzazione da parte del proprietario dell'edificio, deve indicare anche l'intervento che viene previsto sull'immobile stesso, l'agevolazione al quale vuole accedere e infine anche l'autorizzazione da parte del fornitore relativo allo sconto in fattura che viene applicato. Quindi, fondamentalmente, in assenza da parte del bonifico antecedente, è necessario dotarsi di queste dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. Prossimo punto, invece, per quanto riguarda i bonus acquisti relativi al sisma bonus o i vari bonus relativi al 50%, nel decreto ante conversione in legge era previsto la registrazione del preliminare o anche la sottoscrizione dell'atto di compravendita. In questo caso si ha la possibilità, o meglio, vale la richiesta del titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi. In questo caso parliamo di realizzazioni autorimesse o posti autoresidenziali, o il restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, effettuato ovviamente da imprese che effettuano ristrutturazione o costruzione, anche cooperative edilizie, che provvedono entro 18 mesi dal termine dei lavori all'alienazione dell'immobile stesso e anche all'assegnazione dello stesso. Punto 7 riguarda lo spalmacrediti, cioè la possibilità di dare ampio respiro al beneficiario del credito fiscale, del superbonus, quindi di spalmarlo in più anni rispetto alla detrazione ordinaria prevista, in 10 anni. Ricordatevi che l'opzione per l'allungamento, quindi spalmare in più anni il credito stesso, è possibile a partire però dalla dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta 2023, quindi da presentare nell'anno 2024. Se e qualora il contribuente proceda ad indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta 22, quindi quest'anno fondamentalmente, ci ritrova nella situazione in cui non si potrà più accedere, per quanto riguarda lo specifico, quella quota annuale, di poter opzionare di spalmarlo quindi in 10 anni. Recentissimamente è stato emanato un provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, mediante il quale quindi a partire dal 2 di maggio è possibile, quindi mediante l'accesso ovviamente alla piattaforma delle entrate, è possibile quindi opzionare questa scelta. Per quanto riguarda invece la possibilità di farlo mediante intermediari abilitati è dal partire dal 3 di luglio. Nel caso specifico, l'agevolazione migliore è, o meglio, la considerazione che possiamo fare in merito alla possibilità o meno di spalmare questi crediti, quindi per i più anni,
è di valutare in riferimento ad ogni singola quota di spostare quindi nel tempo, diluirlo ancora di più nel tempo in base alla nostra capacità fiscale, no? La nostra capienza fiscale. Quindi sosteniamo di, e ce lo consiglia anche l'Agenzia delle Entrate in questo provvedimento che vi ho appena citato, ci dà la possibilità di considerare, quindi noi abbiamo una capienza fiscale parziale in riferimento alla quota annuale riferita a quell'anno, possiamo quindi già procedere alla comunicazione di diluire nei 10 anni il residuo, poi in prossimità della fine dell'anno vediamo che non siamo neanche capienti fino ad arrivare a ciò che abbiamo stimato antecedentemente, possiamo procedere con un'ulteriore comunicazione da fare all'Agenzia delle Entrate, come ho detto, e quindi riuscire a utilizzare, e non, utilizzare il credito e non subire perdite. Per quanto riguarda l'ottava modifica intervenuta, sempre alla legge di conversione, vi ricordo, riguarda le varianti, cioè nel caso specifico si ha sempre la possibilità di effettuare sconto in fattura e cessione del credito, anche se presentiamo una variante alla CILA, o anche dobbiamo presentare un diverso titolo abilitativo, in riferimento ovviamente all'intervento che dobbiamo eseguire. E per gli interventi dei condomini abbiamo la deliberazione, anche se avviene la deliberazione assembleare per la presentazione della variante alla CILA stessa. La prossima modifica che abbiamo per quanto riguarda l'articolo 2 ter della legge di conversione, in questo caso parliamo di norme di interpretazione autentica con efficacia retroattiva. Efficacia retroattiva, in questo caso per i bonus diversi dal super bonus, quindi abbiamo la possibilità che la liquidazione degli stati di avanzamento lavori sono fondamentalmente una mera facoltà e non un obbligo. Per quanto riguarda le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità da inserire nel computo metrico e anche nelle asseverazioni di congruità delle spese, sono anch'esse una mera facoltà e non un obbligo, poi fondamentalmente per ottenere la detrazione delle suddette spese. E si ha la possibilità, infine, della remissione in bonis per quanto riguarda l'obbligo di presentazione dell'asseverazione, come potete leggere, di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico entro il termine utile di presentazione della dichiarazione, nella quale cominciamo a usufruire della prima quota di detrazione. Nel caso in cui, ovviamente, scegliamo di applicare sconto in fattura o la cessione del credito, in questo caso dobbiamo presentare, o meglio, rimetterci in bonis prima dell'invio del modello all'Agenzia delle Entrate, dell'opzione all'Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda invece il 10.10, la modifica numero 10, in questo caso, per i lavori superiori a 516.000 euro, l'impresa esecutrice deve attestarsi, possedere la qualificazione SOA o avviare la pratica per ottenimento della stessa, che deve essere ovviamente, come condizione, soddisfatta entro il 1 gennaio 2023. Per i contratti di appalto e i contratti di subappalto, stipulati a partire dal 21 di maggio sino al 31 dicembre 2022. Viene anche riferito che il porto di 516.000 euro, ovviamente, è riferito ad ogni singolo contratto di appalto oppure ad ogni singolo contratto di subappalto. Per quanto riguarda il punto numero 12, in questo caso ci viene chiarito da norma che possiamo utilizzare in compensazione dei crediti derivanti da bonus edilizi anche con debiti verso enti impositori diversi, classica compensazione con i cosiddetti debiti previdenziali. Ultimo punto, che nello specifico ci viene data la possibilità di rimetterci in bonus se non abbiamo stipulato un contratto di cessione del credito entro il 31 marzo 2023, in questo caso quindi possiamo presentare il modello di comunicazione entro il 30 novembre 2023 con il versamento contestuale ovviamente della sanzione di euro 250 mediante F24, ma con la condicio sine qua non che il soggetto cessionario deve essere un soggetto vigilato, un articolo 106 del testo unico bancario, cioè una banca, una società appartenente a un gruppo bancario, oppure a un'impresa di assicurazione che è autorizzata a operare in Italia. Per
Per quanto riguarda la sanzione, volevo evidenziarvi cosa? Che c'è il rischio di effetto moltiplicatore, no? Che ogni modello di comunicazione che non è stato presentato entro il 31 di marzo, ma che noi dovremo presentare, stante la stipula del contratto di cessione del credito, dovremo presentare entro il 30 di novembre del 2023, quindi tante sanzioni quanti sono i modelli, poiché ogni modello di comunicazione è riferito a una specifica tipologia di spesa che è collegata a uno specifico codice. Quindi c'è il rischio di dover presentare, come ho detto prima, tante comunicazioni e pagare tante sanzioni di euro 250 l'una. Inoltre, bisogna anche considerare che per quanto riguarda il superbonus abbiamo anche la più beneficiaria. E quindi c'è da considerare anche l'aspetto che non solo c'è la sanzione correlata all'invio del modello riferito alla singola tipologia di spesa, ma anche riferito a più beneficiari. E non solo ancora, ma anche se è stato, o meglio, il rischio che bisogna farlo secondo gli stati di avanzamento lavori, poi, se ci sono stati. Quindi, fondamentalmente, oggi ciò che si individua mediante la norma è questo rischio, diciamo, che si può. A cui si può incorrere. Attendiamo, come si suol dire, speranzosi, lumi da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito. Queste sono state le 12 conferme, le 12 modifiche, pardon, che sono intervenute mediante la conversione in legge del decreto il blocco cessione crediti. Adesso vi farò una carrellata di ciò che è stato fondamentalmente confermato, cioè anche se rischio di ripetermi, che è stato confermato sempre nel decreto 11-2023, che è fondamentalmente la preclusione a partire dal 17 di febbraio 2023 alle pubbliche amministrazioni di essere parte, quindi cessionaria, di questi crediti, quindi derivanti da bonus edilizi, che non può più essere opzionato a partire sempre dal 17 di febbraio. Quindi, come ho detto all'inizio di questo intervento, il divieto, quindi, in luogo di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione per lo sconto in fattura, giusto per capirci, o anche la cessione del credito. In questo caso non è più possibile dal 17 di febbraio. Rimane fermo ovviamente anche il discorso della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato sconto in fattura o anche del cessionario del credito, solo riferito in presenza di dolo o colpa grave, ma esclusivamente a quei crediti per i quali sono stati acquisiti, come previsto dalla legge, i visti di conformità e le asseverazioni, come, scusatemi la ripetizione, previsto dalla legge, dagli articoli 119 e 121 del DL 34 del 2020. Inoltre, possiamo inoltre confermare che cosa? Che il divieto non sussiste per le opzioni di cessione, sconto in fattura, ovviamente per gli interventi relativi al superbonus, mediante il quale possiamo beneficiare del superbonus. Per quanto riguarda interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, abbiamo presentato la CILA prima del 17 febbraio 2023. Per gli interventi invece effettuati dai condomini, adottata ovviamente la delibera assembleare che ha approvato i lavori, l'esecuzione dei lavori, e presentata la relativa CILA sempre prima del 17 di febbraio 2023. Interventi di demolizione e costruzione degli edifici, presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo prima del 17 di febbraio. Ovviamente per le prime due tipologie di interventi, poi c'è la percentuale, l'aliquota agevolativa del 110 e il 90 a seconda del rispetto o meno di determinate condizioni, che successivamente avremo modo di vedere. Ulteriore, per quanto riguarda invece il blocco delle opzioni, non si applica per i bonus, in questo caso diversi dal superbonus. Risulta presentata quindi la richiesta del titolo abilitativo, come necessario ovviamente, prima del 17 di febbraio. Questo è un ripetere ciò che già vi ho detto prima, ma giusto per darvi il refresh, o meglio un quadro completo di quello che è, come abbiamo detto, della conversione in legge del decreto blocco cessione crediti. Per gli interventi, come abbiamo visto, per i quali non è prevista la presentazione del titolo abilitativo, si sono iniziati i lavori quindi prima del 17 febbraio, oppure si sono pagati anche a conti, no? In questo caso, quindi, abbiamo questo a dimostrare mediante l'accordo vincolante, come abbiamo detto prima, per la fornitura di beni e servizi oggetto dei lavori.
Quindi, come abbiamo previsto, visto prima e detto prima, nel rilascio anche della dichiarazione sostitutiva, secondo gli elementi che abbiamo enunciato. E infine c'è il discorso dei bonus acquisti. In questo caso non è stato più previsto la registrazione del preliminare alla stipula del contratto di compra, ma la presentazione del titolo, la richiesta, pardon, del titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi, sempre tutto prima, ovviamente il 17 di febbraio 2023. Qua, giusto per darvi un remind di quello che ciò che è stato previsto dalla legge di bilancio 2023, quindi hanno i condomini, hanno, o meglio anche per interventi diversi dei condomini, comunque sia la possibilità di continuare a tenere l'aliquota agevolativa del 110% per tutto il 2023, in questo caso per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini con il CILAS presentata al 25 di novembre 2022, mentre per gli interventi effettuati dai condomini con delibera assembleare adottata entro 18 novembre, più la dichiarazione sostitutiva da parte dell'amministratore, e la CILAS presentata entro il 31 dicembre 2022, per gli interventi effettuati invece dai condomini con la delibera assembleare adottata tra il 18 e il 24 di novembre e la CILAS presentata entro il 25 di novembre. Inoltre possiamo ottenere l'aliquota agevolativa del 110 anche per quanto riguarda la demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, come abbiamo detto. Per quanto riguarda invece tutto ciò che non è ciò che abbiamo appena detto, ovviamente si applicherà l'aliquota del 90% per tutti gli altri casi per l'anno 2023. In questo caso facciamo anche presente il decalage di aliquota che avverrà negli anni a venire, quindi per il 2023 90, 110 a seconda di 70%, quindi scenderà per i condomini ovviamente, 70% per le spese sostenute nell'anno 2024, 65% per le spese sostenute poi nel 2025, ovviamente salvo modifiche normative che avverranno successivamente, gli adocci non ci è dato di sapere. Per quanto riguarda le unità unifamiliari e indipendenti nei posti in edifici plurifamiliari, in questo caso per il 2023 è stata prevista, come abbiamo detto all'inizio dell'intervento, la detrazione del 90%, ma secondo determinate condizioni, e cioè l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro calcolato sulla base di un quoziente familiare. Fondamentalmente non ha nulla a che vedere con l'ISE perché riguarda solo la somma di tutti i redditi dei componenti del nucleo familiare, divisi però per un determinato parametro che viene ovviamente stabilito dalla norma, mediante il quale è composto il nucleo familiare. Per quanto riguarda il coniuge, c'è un'unità in più da aggiungere, per quanto riguarda invece i figli o altri familiari a carico, c'è un'unità di misura diversa, diciamo, da applicare a seconda poi che siano due o meno componenti familiari o tre o più componenti familiari a carico. E infine il contribuente abbia un diritto reale di godimento sull'immobile stesso. Per quanto riguarda invece i vari passaggi per quanto riguarda la cessione dei crediti, così come previsto dall'articolo 121 del DL 34-2020, in questo caso, quindi, in luogo della detrazione diretta, ovviamente, possiamo optare nel caso in cui abbiamo lo sconto in fattura, giusto per non farvi leggere tutto il paragrafetto, così riusciamo a essere più anche sintetici. In questo caso, quindi, per lo sconto in fattura, quindi è possibile una prima cessione ad altri soggetti, come anche banche, fondamentalmente, intermediari finanziari, senza facoltà però di successiva cessione, fatto salvo però la possibilità di fare altre tre ulteriori cessioni, se effettuate a favore di banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione. Per la cessione invece del credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, anche banche ovviamente può essere fatto, quindi la prima è libera fondamentalmente, con la possibilità di fare tre ulteriori cessioni, sempre solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, ovvero delle imprese di assicurazione. Infine, cioè sarebbe la quinta cessione fondamentalmente, alla banca è consentita quindi cedere il credito a favore di soggetti diversi da consumatori e utenti, o utenti, quindi fondamentalmente i correntisti titolari di partita IVA, che abbiano ovviamente correntisti inteso coloro che hanno stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa,
e in questo caso però non c'è facoltà di successivo ulteriore del credito. Qui, giusto per farvi vedere che una videata relativa al monitoraggio dei crediti, no, presa da un'impresa di Letipo, dove potete vincere ciò che è la possibilità relativa alla cedibilità dei crediti, cioè cedibile, come abbiamo detto, una volta a chiunque, poi dopo ci sono le 3 volte a soggetti qualificati, come abbiamo detto prima, e poi infine la cedibilità da parte delle banche ai soli propri correntisti, non consumatori, e infine poi ovviamente senza possibilità di ulteriore cessione ad altri soggetti. Il mio intervento si conclude qua. Sono stato abbastanza veloce, non ho voluto annoiare o tediare in merito, poi immagino, la complessità della materia. Io vi ringrazio ovviamente, perdonatemi per l'immagine, ma è giusto per cercare di non mi abbiate solo sentito, ma anche ascoltato. Per qualsiasi richiesta di informazione, ovviamente, rimango a disposizione. Potete riferimenti, ovviamente, in calce, no? La slide. E ringrazio ancora, ovviamente, Valore 24, la piattaforma Valore 24, per aver istituito questo mini webinar. E vi auguro una buona giornata. Grazie mille a tutti.